Questa breve mappa concettuale riassume i principi e i concetti fondamentali della relatività. Il pilastro centrale della teoria è il principio di relatività, che Einstein estende anche all'elettromagnetismo. Cioè, le leggi dell'elettromagnetismo devono valere per tutti i sistemi di riferimento inerziali e sono le equazioni di Maxwell, che hanno come conseguenza le equazioni delle onde elettromagnetiche e la velocità della luce. Siccome le equazioni di Maxwell devono valere in quella forma lì, per tutti i sistemi di riferimento inerziali, anche la velocità della luce, che è una conseguenza delle equazioni di Maxwell, deve avere lo stesso valore, la velocità della luce, in tutti i sistemi di riferimento inerziali. Ecco qua il principio della costanza della velocità della luce. Questo perché la velocità della luce è un fenomeno elettromagnetico e l'elettromagnetismo deve essere uguale in tutti i sistemi di riferimento inerziali per il principio di relatività. Affinché le equazioni di Maxwell rimangano inalterate cambiando il sistema di riferimento inerziale, quindi passando per esempio dalla stazione al treno e viceversa, allora Lorentz scoprì che le trasformazioni di coordinate giuste erano queste, erano le trasformazioni di coordinate che lasciavano inalterate le equazioni di Maxwell passando da un sistema di riferimento inerziale a un altro. Quindi Einstein dice che bisogna abbandonare le trasformazioni di Galileo della meccanica classica e bisogna adottare le trasformazioni di Lorentz, perché sono quelle che garantiscono il principio di relatività anche per l'elettromagnetismo. Se utilizziamo le equazioni di Lorentz al posto di quelle di Galileo, però vengono fuori questi fenomeni strani che in fisica classica non esistono, e cioè la simultaneità diventa relativa al sistema di riferimento, gli orologi appaiono tutti fuori sincronia quando vengono visti da un sistema di riferimento esterno, per esempio dalla stazione, gli orologi del treno appaiono tutti fuori sincronia e allo stesso modo, cambiando il punto di vista, dal treno sembra che tutti gli orologi della stazione siano desincronizzati. L'altro fenomeno, notevole della relatività ristretta è la dilatazione dei tempi, cioè gli orologi in movimento, sembrano battere il tempo a un ritmo più lento, quindi rallentano. E infine l'ultimo fenomeno che deriva dalle trasformazioni di Lorentz è la contrazione delle lunghezze, cioè gli oggetti che si muovono appaiono più corti nella direzione del moto. Quindi, per estendere il principio di relatività a tutti i fenomeni fisici, elettromagnetismo compreso, bisogna utilizzare le trasformazioni di Lorentz che comportano questi strani effetti. È il prezzo da pagare per avere tutti i sistemi di riferimento inerziali praticamente equivalenti, cioè massima democraticità. Tutti i sistemi di riferimento inerziali che scorrono uno rispetto all'altro a velocità costante sono tutti ugualmente buoni per fare fisica.